Siamo qui con Nicolo Agliardi, docente insieme a Dome Bulfaro del Master Parole in Musica, un master che inizia oggi. Com'è strutturato il corso? Ma io penso, visto che come è andato l'anno scorso, che sembra sia andato bene, se ci siano stati risultati di soddisfazione reciproca tra me e i ragazzi, penso di più o meno di mantenere la stessa linea. Quindi è sempre dalla canzone si parte, dalla canzone degli altri. E vediamo che cosa ci appassiona, vediamo che cosa non si farebbe, e quindi si parte dagli errori. Secondo me è un buon punto di partenza, perché l'autoanalisi e il riuscire a capire che cosa si è capace di fare, che cosa si saprà fare, secondo me è un buono spunto di inizio. E poi dopo si cerca di mantenere la propria identità il più possibile, magari migliorando. In queste settimane, inoltre, tu sei protagonista di un bellissimo progetto, no? Che è Braccialetti Rossi, in quanto ne hai curato la colonna sonora. Sì. Come lo racconterai? Come racconterai questa esperienza agli studenti del Master? Come una delle cose più interessanti e più stravolgenti della vita di uno che fa il mio mestiere. La musica sappiamo bene essere un po' in difficoltà dal punto di vista di mercato. Occasioni concrete di Braccialetti Rossi sono preziose, perché danno la possibilità di declinare le canzoni anche in territori che prima sembravano un po' interni. Va bene, allora direi che lo lasciamo al corso, visto che sta per iniziare, non vorrei rubare altro tempo delle lezioni. Grazie mille. A te, grazie. Ciao.